Salve a tutti! Siamo nella parte 3 e adesso dobbiamo mettere le nostre bellissime sostanze chimiche nella bomba d'acqua, dove c'è l'acqua. Così l'avveleniamo e poi diventa un bel rosso intenso sangue da far ansia, ma proprio paura. Guarda come muore adesso, dai. Dopo aver avvelenato finalmente questa pianta, anche perché mi ricordo anche la prima volta quando ero piccolo, non riuscivo a capire cosa dovevo fare qua. Poi subito dopo avevo trovato le sostanze chimiche in un'altra porta, quindi ci ero arrivato dopo. Benissimo, adesso noi abbiamo la possibilità di prendere Tutte le piantine, tutte le quindi per piantine. questo io suggerisco di non usare gli spray, perché tanto le piantine ce ne sono un quintale. A go go. Quindi vi consiglio appunto di non usare gli spray, ecco. Sì. Poi fate quello che vi pare. Piantina. Specialmente anche quelle rosse sono utilissime, come Sì. avevamo già detto in precedenza, quindi non facciamo i ripetitivi. Evviva le piantine, yippee. Prendetele tutte e combinatele anche. E i hippie sono molto felici delle piantine. Vabbè, ho detto hippie, mica cannati. Comunque. Adesso prendiamo tutte le piantine. E dai, bisogna essere spiritosi in questo mondo. Allora, adesso prendiamo le piantine e le combinerai, vero? Sì, puoi combinarle. Certo. Benissimo. E prendiamo anche il simbolo del sole E che era laggiù. appeso. Se non mi ricordo male, qua c'era quello della chiave, c'era la chiave armatura qui, Sì, una di quelle. nella versione normale, canonica. Same, same. Ok. E il sole rideva prima. Mi ricordo qualcuno, ma non faccio nomi. Comunque, ora usciamo. Che belle stanze verdi. Adesso dobbiamo fare di nuovo un deposito. Sì. Dobbiamo depositare anche delle piantine. Prima di sprecarle tutte, Esatto. no? Ok, adesso siamo nell'area che avevamo ammazzato i cani in I precedenza. cagnolini, i tuoi I amici. miei vomiti. Povero vomito. Comunque, Il dottor dottor Vomito. vomito. Allora, iniziamo, entriamo. Cosa depositeremo? Un po' di Vabbè, piantine. le erbette. Sì. Non sai dove scegliere. No, 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 era perché ero tentato di prendermi anche quella lì normale, capito? Ah. Adesso vuoi aprire Sì, faccio il giochetto del del pianoforte. pianoforte. Evviva! Ok. Ok, andiamo di qua e c'è la stanza, vero? Sì, è Ok. subito qua dietro che l'avevamo sbloccata in precedenza. Si Buonissimo. Adesso vedremo Jill fare la pianista professionista. vedeva anche nel DLC del Resident Evil 5, ti ricordi? Sì, un piccolo tributo a Resident Evil 1, nonostante il 5 si è distaccato parecchio dalle versioni precedenti. Il cambiamento è nato dal 4 in poi, più o meno, dai. Sì. Senza contare gli spin-off, vabbè, quelli a parte. Ora entriamo nella porta rossa. Con l'entrata molto oscura. Però adesso bisogna prima di tutto spostare il mobile. Perché c'è lo C'è lo spartito. spartito, mentre nel rebirth era diviso in due È parti. vero. Che dovevi cercare i pezzi, che male. Questo non sembra una sala da piano, sembra un pub. Sì, più o meno. Suonata al chiaro di luna. Ok. Ah, che romantico. Perché non me la suoni? Ma suonatela te. Vabbè. Comunque, la cosa bella di Jill è che lei sa suonare benissimo il piano, meno male, cosa che l'altro non è capace. Vabbè. Comunque, una curiosità di Jill è che lei sa aprire benissimo le porte, a differenza di Chris, ma questo viene spiegato nei file, e anche sì, nei file, dove suo padre non era un poco di buono, era uno scassinatore. Lei ha imparato molto bene da suo padre. Piccola curiosità. Ora. Sostituiamo l'emblema, quello d'oro, con quello. Vabbè, adesso la porta si chiude, è normale. Ci sostituiamo quello di legno. Ecco, chi non sapeva sto trucco. È come il trucco quello di Resident Evil 3, che se non metti il libro nel posto ti escono fuori le scariche elettriche e tu non puoi più Sì, la uscire. meridiana. Era bruttissimo. Mi sono fatta finocchiare da quel pezzo. Adesso andiamo nella sala da pranzo per
inserire l'emblema d'oro, che infatti l'emblema di legno si poteva raccogliere appunto nella sala da pranzo, e qua invece troveremo già uno spazio vuoto. Buonissimo. Cosa anche importante, mettendo appunto l'emblema d'oro, nell'orologio qua si apre uno scomparto e ci trovavamo la chiave, quella dello scudo. Invece in questo caso troviamo la gemma blu. Sì, è una gemma, ce l'abbiamo. Intanto raccogliamo anche quello della stella che abbiamo fatto cadere prima in precedenza. Sì, qua il gioco mi fa incavolare perché ogni volta non c'è niente qui, non si può fare niente. Dipende sempre come punti. Come anche nel 3 quando devi bruciare la porta, ma non importa, vabbè. Comunque adesso andiamo avanti. Da notare che Resident Evil 1 si è ispirato molto a tanti quadri dell'arte. Hai visto? Sì, tantissimo. Ok, la gemma blu. Però nel Rebirth era più bello secondo me, la storia quella del che dovevi affidarti ai quadri con le lancette. Quello era difficilissimo. No, però io l'ho subito azzeccato. Comunque, andiamo di qua. Qua c'era la porta quella che si sente molto. Sì. No, qua adesso dobbiamo inserire nella tigre, la gemma blu. Perché? Ti confondi? Mi confondo sempre, scusate. Allora, ecco la tigre. Bella la tigre. Il mio animale preferito, lo sapevi? La chiave scudo per andare a affrontare il serpentino. Evviva! Perché lo devi uccidere? Perché ti serve l'altro pezzo di luna. Non si può trattare. No. No, niente trattare, no. Vero? No. Ok. No. No, Ma sai che assolutamente. Ma sai che io sono animalista. Ma non me ne frega niente. Vabbè. Spencer ha ideato... Trevor ha ideato bene la villa, sì, per Spencer. Sì, sì. Chi è il malato che crea ste cose? Vabbè, comunque. Andiamo avanti. Dobbiamo uscire di nuovo nella hall principale per cambiare direzione. Abbiamo ancora la chiave armatura da utilizzare. Manca ancora una porta da aprire, che poi vedrai, che è quella che ti porta per la selezione dei costumi. Non so se ti ricordi qual era. In quella zona lì adesso possiamo anche andare. Poi c'erano diversi costumi, vero? Sì, ce n'erano tutt'altro. Mi sembra che li avevo anche fatti vedere, mi sembra. Perché la cosa importante è che nel Director's Cut la stanza dei costumi è già aperta praticamente. Ah, è già aperta? È già aperta e non devi usare nessuna chiave né nulla. Rispetto al classico gioco che devi finire prima. Mentre esatto, nel classico gioco devi prima vincerlo, ottenere la famosa chiave e poi andare. Questo era lo zombie che avevo lasciato ancora in precedenza e l'ho lasciato libero. Corri, questo vomita, no? Non mi ricordo se vomitava. Vabbè, ma però tutti... Sì, ma no, qua mi sembra che vomitavo. Ti riesco? Sì, no, faccio fuori. Perché dopo la via ci serve libera, ecco. Perché poi dopo dobbiamo ritornarci per prendere il siero di Richard e quindi dobbiamo avere la via libera. Ok, meno male abbiamo la via. Vabbè, meglio gli zombie che gli hunter. Sì, vero. Ma dopo li becchiamo gli hunter, quindi non preoccuparti. No. Comunque, è sempre lui. Adesso che abbiamo le munizioni, liberiamoci una volta per tutte di questo scassapalle. Sì. È già tanto che non diventano cremesi. Sì. Allora, è morto. È morto. E adesso c'è la via libera. No, tutti andati. Sì. Comunque, adesso siamo sopra la hall, vero? Mm-hmm. Ok. Bene, andiamo di qua. Adesso dobbiamo andare da Richard. Povero Richard, lui non doveva morire. Che era così simpatico. Era gnocco. Beh, a differenza che nella versione Rebirth gli hanno dato, diciamo, più possibilità di... Più importanza, più perché importanza. Qui è inutile, muore subito. Mentre con Chris sopravviveva fino agli allo squalo, ti ricordi? Maledetto squalo, Neptune. Neptune, sì. È giusto. Qua troviamo delle altre piantine nell'angolo. Fondo con Rebirth, che qui vicino c'era uno zombie, vero? Sì. Ma porca. Sua memoria Rebirth non so. Ma dopo che avevi salvato Richard, diciamo. Sì, meno male. E se no se lo trovavi adesso non era il massimo. No, c'è il primo boss. Ok, adesso troviamo Richard gravemente ferito. Sì. Oh, Gio.
This house is dangerous. There are terrible demons. Ouch! You're wounded. What kind of demon attacked you? It was a huge snake, and also poisonous. Ugh. Poisonous? Oh no. Richard, hold on. There is serum. Oh no. Sì, I should have brought some with me. Che adesso dovremmo recuperare no noi stessi. I'll go and get it. Thanks. Ma sì, mi sembra che giù di lì avevamo circa una mezz'oretta, che nella versione Director's Cut tendeva a limitarsi a una decina di minuti scarsi. Ah, vabbè, ma se non lo sa la strada sì, a memoria. Beh, la strada, io l'ho anche sbolognata dagli zombie, quindi non ci resta altro che andare praticamente uscire di nuovo nella hall. Tornare ancora nella zona che abbiamo buttato giù la statua, e scendere le scale sì. E poi troviamo subito lì sull'angolino la stanza delle cure, dei sieri, insomma. Non è un giro esagerato. Diciamo che bisogna ovviamente sbolognarci appunto la strada, eliminare tutti gli zombie possibili perché sennò non ce la caviamo più. Sì, ci muore subito, poverino. Esatto. Mentre in questo caso, adesso apro una piccola parentesi, mentre Jill sta facendo la strada e tutto. Praticamente nella versione sia normale che Director's Cut con Chris, qua Richard ci muore, lo troviamo direttamente morto. Nonostante ci proviamo. E la radio non ce la dà, ma mi sembra ce la dava Rebecca dopo, più avanti. Vero. O forse Enrico, no? Enrico lasciava la manovella, non mi ricordo se ce la dava Rebecca o... No, ce la dava chi? Di Chris? Sì. Chris... Sembra Rebecca. Non lo ricordo. Io sai che Chris non ci vado d'accordo. Vabbè, tanto dopo lo vedrai, perciò. Che palle, che uomo, io li odio. Vabbè, comunque. Adesso andiamo lì nello scaffale, prendiamo... L'antidoto. L'antidoto, il siero, o come viene chiamato. E rifacciamo di nuovo la strada indietro. Purtroppo è una parte un pochettino... Avanti indietro. Avanti indietro, avanti indietro. Diciamo che... La vera azione era nelle parti precedenti, poi dopo quando qua affronteremo il serpente le cose cambiano. Io non l'affronterei. Perché? Perché è bello. A parte adesso serpente. c'è ancora parecchio. Uffa. Lo sai che a me piacciono gli non animali. Non rompere le palle. Sto commentando, tu intervieni dicendo che ti piacciono gli animali. Ma penso che alla gente non gli interessi se ti piacciono gli animali. La gente interessa adesso Resident Evil. Punto. Mi scusi. Allora andiamo avanti e dovremo prendere il... Madonna, come cazzo si chiamava il serpente? Non me lo ricordo più. Cioè aveva il nome tipo sbadiglio. Yam, ecco. A mo' di fumetto, eh. Sì, ecco, grazie. Mi ricordavo il significato ma non il nome. Vabbè, oh. Io so altre cose. E poi questo Yamv era una delle vipere bisce. Sì, 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 che c'erano lì in giardino, che sì. ne hanno presa una e hanno fatto un esperimento. Sì, diciamo che se, diciamo, il virus si è propagato talmente tanto che ha sviluppato... Questa cosa qui, sì. Here's the serum! Richard è ancora vivo. Richard, è vivo. Hold on! Dire. I'll give you a shot now. La guancia gonfia, un po' di ematomi, un po' di... Morsi, di buchi. Sì, un po' carellato. Sembra Kenshiro, le stelle di Okuto. Le stelle di Okuto, vero? Poverino. Neanche Esmo. No! Richard! Quelle Dexie. Aspetta, meglio lei che nella versione normale. E poi sta anche bene senza berretto, facci caso. Sì. Ma mi piacciono tutte le versioni di Jill. Comunque, ho notato che le texture di lei, la faccia, è meno... Fatta bene. Nel Director's Cut è disegnata meglio, facci caso. Sì. Perché c'è anche da sottolineare che il Director's Cut è uscito dopo la versione normale. Infatti i disegni sono molto più belli, è meno sbircia. Sì, 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 in effetti rispetto nell'uno che sembra che ha il naso in una parte. Esatto, d'occhio. Sì, ma no, è disegnata molto meglio. Che la versione Director's Cut, ripeto, stavo dicendo che è uscita dopo. Sì. Attenzione a questi due zombie. Madonna. Io ho provato a farli fuori, ma forse non conviene, perché serve appunto il fucile qui per liberarsene. Madonna, due. Esatto, due ce ne sono, quindi ho pensato, no, forse è meglio tornare indietro a prendere il fucile, dato che abbiamo sotto il box e tutto, sistemiamo l'inventario. C'è anche da prendere inoltre l'accendino, perché c'è da accendere una candela anche, per prendere le munizioni dentro l'armadio, se no dice che è troppo buio e non li vede.
Insomma, è un gira e rigira questa parte. Tanto il serpente non scappa. Può per aspettare cui... tranquillamente il serpente. No? Il signor serpente. Esatto, penso che il dottor serpente non abbia paura di attenderci. Sì, vabbè. Prolunghiamo la sua dipartita. No, sì. A parte il fatto che non lo uccidiamo adesso, scappava e poi dopo... Ma gli facevi tanto male. Parecchio male, si incazzava. Sì. Sì. Vabbè, comunque giusto. In questo caso adesso dobbiamo risistemare nuovamente l'inventario. Purtroppo mi scuso per le persone che stanno seguendo, visto che questa parte... Vabbè, c'è gente che sbatte contro i muri, ma proprio a livello si epocale. Si perde, si fa mordere, invece noi non ci siamo ancora fatti colpire, no, vero? No, per cui è ancora fattibile fare avanti e indietro. Esatto. Poi c'è qualcuno che fa i giri della Madonna. Lo so. Però in tal caso adesso sto cercando di fare un lavoro piuttosto serio. Ma sì... Tanto non bisogna sbagliare prima. Guardate cosa sto prendendo. Mi piace il bazooka. Però mi piaceva quello di Nemesis, era più bello. Era fatto meglio. Rispetto. Deposito un attimo con la chiave qua perché adesso non serve. Che poi nel 2 si chiama lanciarazzi. Ma invece veniva chiamato bazooka. No, sì, sicuro? No, lancia granate. Lanciarazzi. Lanciarazzi ci veniva dato alla fine per far fuori il Tyrant. E che alla fine quello è un bazooka. No, lanciarazzi. Madonna. E allora sono io ignorante, scusami. Comunque, adesso dobbiamo ritornare su, vero? Sì. Benissimo, siamo pronti alla battaglia. Però prima dobbiamo far fuori 2 zombie. Sì, è una cosa da niente. Tanto dobbiamo, Tanto sei capace. Sì che sono capace, lo so che sono capace. Lo so pure. Andiamo avanti. E dobbiamo prima di tutto far fuori 2 zombie. Dobbiamo entrare nella porta da parte per accendere la candela, per prendere le munizioni, spostare il mobile e prendere altre munizioni. Ma sì, adesso tanto lo vedono tutto loro cosa bisogna fare. Tanto era giusto per anticipare il tutto quello che stava succedendo. Tanto si capisce, non è che la gente non è stupida, la gente ci arriva, Sì, sì, ovvio, ma noi vogliamo essere precisi in tutto. Sono precisa. Ecco, bisogna ricordarsi anche di una cosa dopo. Esaminare anche il corpo di Richard perché c'ha delle munizioni. Ah, dopo. Dopo, perché sennò non c'ho spazio. Che adesso non posso prendere le munizioni visto che ho preso quelle del fucile. Aiuto! Stay! Colpo diretto. Non vado subito al serpente. La uso perché così la chiave si elimina, la chiave scudo. Perché serviva solo per aprire questa stanza. Ok, abbiamo eliminato la chiave. Però io adoravo collezionare le chiavi nel 2. Nel 2 erano molto più belle. Tu pensa che nel 2 avevano le lettere prima sì. Di avere i simboli, picche, cuori, fiori. Forse meglio i fiori e le picche, i sì. Cuori. Ok. Però attenzione, lì c'è sul tavolo, vabbè, il nastro che io non prendo. C'è la candela, che noi adesso dobbiamo utilizzare l'accendino per illuminare la stanza. Sì, perché Jill non ci arriva. E qua c'è un caricatore per la pistola. Benissimo. Adesso spingo questo armadio. E c'è una sorpresa, vero? No, non mi sembra che non c'era, se non ricordo male. Era nel infatti mi ero ricordato, c'era nel Rebirth lo zombie. Granate acide. Queste fanno male, vero? Sì. Serpentifera, queste idee. E adesso, scusate, ritorno nuovamente a sistemare l'inventario. Ah. E prendi... Vabbè, poi vediamo cosa prendi. Vabbè, meglio Jill che Chris. Da notare l'impronta della manina. Sì. Stain. E bisogna dire, questo è stato il primo boss effettivo, il serpente, sì, esatto. Giusto? La prima volta che l'hai affrontato, cosa hai pensato? Ma ho pensato che finalmente qualcosa che si differenzia dai soliti zombie, perché volevo un pochettino più di azione. Quindi allora ho detto, cazzo, la battaglia era veramente difficile tutto e mi stava per stangare. Poi fortunatamente avevo il bazooka dietro, perché non sapevo che in quella stanza lì c'era un serpente. Mm-hmm. E allora ho la utilizzato prima volta, la no? prima volta, sì. Della tua vita. E sono sopravvissuto, ah. Anche se mi ha lasciato in danger praticamente. Tu hai usato il coso, io ho usato il fucile. Ma avevo non avevo tante munizioni dietro. No. Ho usato tutto il fucile e in più un colpo di bazooka. No. E poi fortunatamente Barry mi ha aiutato. Sì, alla fine. Che può anche capitare che non vi aiuti, eh. Dipende come lo incontri prima. Se lo incontri magari da Forrest così, lui non ti salva. Cioè, oppure se magari lo incontri nella scena dove c'è il tetto che ti salta addosso, che ti schiaccia,
il tetto che ti... quando tu prendi no, il lì di fucile. fisso ti vedeva aiutare in teoria. Sì, lì ti veniva a aiutare, ma dopo non ti salvava, non ti sì, curava dal però serpente. È strano che non ti aiuti nel soffitto. O no, può capitare. Può capitare che non ti aiuti, dipende da quando lo incontri o altro. Se lo incontri da forest, poi dopo non ti aiuta lì col soffitto, Ah. Barry è un po' particolare. Vabbè. Come nel... come particolare anche nel Rebirth con Wesker che ti aiuta in Chris, bene o male. Sì, ma ti aiuta anche qua con... Mamma mia, ragazzi. Ti lascia le munizioni più che altro. Sì. Sì. E lui è più diretto, ti lascia le munizioni e poi fai tutto tu, non me ne frega niente. Adesso prima di andare a affrontare il serpente volevo depositare prima tutti i simboli, così avevo poi l'inventario più libero quando andavo... Quindi in questa parte non vedremo ancora il serpente, nella quarta. Ah, nella prossima? Sì, perché devo andare a depositare i simboli. Ok. Qua fuori. Sì, nella stanza qua. Sì, qua, qua vicino. Che c'erano anche dei cani da far fuori, Madonna. Se non mi ricordo male. Che cazzo di cani sono? Il dottor Vomiti. Dottor Vomiti. vabbè, dai. Tanto il serpente poi lo incontreremo. Adesso andiamo lì. Sì, nella prossima parte ci occuperemo del serpentino. Sì, ci divertiremo. Povero serpente. I vomiti. Non mi ricordo se c'era. I vomiti, no. Stai uccidendo il mio cane. No, vomito. Tanto ormai abbi già abituato. No. Vabbè, comunque. Ora esce fuori il messaggio. Questo gioco non uccide... Monkey Island. Non uccide i cani. Ok, questi sono i tre sim. Quattro, giusto? Sì. Sì, quattro, perché la luna è a metà, ce l'ha l'altra... Ce l'ha il serpente, l'altra metà. Ok. Ci manca uno. Io adesso, ripeto, l'ho depositato perché così almeno ho spazio più libero spazio, nel... Ma hai fatto bene. Benissimo. Poi adesso devi andare a riprendere qualcosa, no, vero? No, o vai mi sembra diretto? Che andavo direttamente di sopra dal serpente. Sì. Fai la strada. E poi cominciamo un'altra parte. Va bene, va bene. E che dire... Resident Evil è sempre emozionante. È una cosa che... È un gioco spettacolare. Che si è ispirato alla Alone in the Dark? Al padre, diciamo, di tutto che è Alone in the Dark. Neanche a Doom, in teoria. Però a livello di splatter. Sì. C'è anche scritto, non lo sto inventando. No, a livello di splatter, ma a livello di villa, così hanno preso dal primo Alone in the Dark. E hanno fatto molto bene. Peccato, sì. Preferivo la storia prima, lo 0.5. Ma... Casino. L'ho scartata perché era troppo, secondo me, incasinata. Vabbè. Noi invece abbiamo la beta dell'1.5. Sì. Vabbè, era una parte di sì. beta che ho trovato dentro il Director's Cut. Sì, c'è scritto pure sulla copertina che c'è la demo. Sì. Ma non è proprio effettiva al 100% perché è stato un capitolo che non è piaciuto l'1.5, cioè che adesso stanno rifacendosi. Sì. A livello amatoriale. Vabbè, è sempre figo lo no, stesso. No, ma buon culo. Io quando sarà definitivo lo prendo su. Lo ciappi su. Sì. Vabbè, comunque. Che dire, ora vi salutiamo. Ci sentiamo alla prossima parte la quarta parte dove affronteremo finalmente il famoso... Gnam. Tuo amico serpente. Sì. Ci sentiamo alla prossima. Ciao, ciao. Aspetta, ci posizioniamo prima davanti alla porta e poi... Figura. Sempre a salutare... maniera anticipata. Vabbè, scusa. Allora dai, ciao ragazzi. Ok, ci vediamo alla prossima parte. Ciao a tutti ciao. E stateci bene. Ciao.